Un viaggio tra le isole, ma del gusto. È quello andato in scena al Grand Hotel Majestic di Verbania Pallanza in occasione della festa di fine stagione di Ice Verbania. La partenza con l'aperitivo in terrazza, un momento di pura convivialità che ha poi visto le isole gastronomiche firmate dallo chef Danilo Bortolin, con latticini, verdure, carni alla griglia, frutta e dessert, in perfetto abbinamento con le etichette proposte dai sommelier. Dei vini incredibili. Io sto bevendo per esempio una Tintilia del Molise spumantizzata a metodo classico, che uno dice che cos'è? Un piccolo capolavoro. Noi abbiamo incominciato a selezionare nella nostra cantina tutta una serie di vini che potessero abbinarsi, ma non solo, ma che fossero anche intercambiabili, per cui magari questa Tintilia che adesso sto usando sull'antipasto, poi dopo proverò a metterla su un altro piatto e vedremo, perché sicuramente starà benissimo anche coi formaggi. Ma soprattutto questa è una serata di festa. Sì, è una serata di festa, non siamo qui per raccontare i vini come facciamo sempre, perché poi dopo un po' la gente non ce la fa più, ma visto il risultato di pubblico e di partecipanti, far venire chi vuole a mangiare e bere senza doversi fare domande funziona. Voi da 25 anni lavorate sul territorio per un consumo consapevole del vino. Sì, diciamo che grazie ai corsi che facciamo e alle serate, alle attività di formazione che la nostra delegazione, la nostra associazione, noi come delegazione provinciale, abbiamo visto che il consumatore oggi sceglie in maniera più consapevole il vino che deve consumare. Quindi è cambiato proprio l'approccio. Oggi diciamo che il consumatore è molto più attento, è molto più consapevole e quindi sicuramente più delle volte, anzi quasi sempre, compra la bottiglia, magari anche una bottiglia importante. Che voi in qualche modo ampliate gli orizzonti al di là dei vini più conosciuti. Sì, diciamo che il nostro scopo è quello di creare sì formazione, ma creare anche la curiosità per andare alla ricerca, quindi per crescere in questo mondo, nella consapevolezza di quello che questo mercato, questo mondo del vino propone.